nemico, io credo che poi l'Italia da sola, è stato già ampiamente detto, conti ben poco, insomma, molti decenni fa Metternich disse che era un'espressione geografica, non arriviamo a quello, ma se siamo fuori dall'Europa, come dire, non contiamo un granché, nemici o nemici o non nemici, se uno li va a guardare uno per uno, insomma, Trump, ho ascoltato attentamente quello che diceva Gianrico, che non gliel'ha fatta passare una, ma insomma, anti-europeo lo è senz'altro, pensiamo alla questione dei dazi, voglio dire, sta massacrando in termini magari non militari ma economici quasi peggio di quanto sta facendo in altri campi. Putin, sappiamo, adesso per carità sospendiamo i giudizi, io l'unica cosa che posso dire è che scia molto bene perché sono andata a sciare con lui quando si candidava per fare le Olimpiadi invernali, lì mi fermo ma non penso di essere amica per quello. Forse altri qui in Italia sono amici di Putin, era il suo compleanno, è andato Berlusconi, è un grande sportivo e tutto quanto, che ami l'Italia è tutto da vedere, che ami l'Europa evidentemente ancora meno. Assad e Erdogan sono due spietati terroristi, ognuno per il conto suo. Ho sentito che i curdi, poveretti, Sono che due spietati dittatori. nessuno vuole difendere questi curdi, nessuno, perché appunto cosa ha fatto a Capoal, se ne fregano tutti. Cosa si può fare? Michele Serra oggi diceva non andiamo più in Turchia, cerchiamo di, come dire, non andare a fare delle offerte a loro. Nel nostro piccolo, nel mondo del calcio, che io indegnamente rappresento in parte, per esempio alla candidatura per i campionati, per l'organizzazione dei campionati europei 2024 con degli stadi bellissimi e delle offerte, devo dire, da un punto di sportivo perfetto, abbiamo detto no. Alla Perché? Turchia. Eh no, no, perché non c'è un rispetto minimo dei diritti umani, questo è. Marco Travaglio, a proposito